Perché due è meglio che uno. Ora detta così, qualcuno pensa anche male? No, perché in cucina sono due. Abbiamo alla mia destra Daniele Vucecca, direttamente dalla Boneria qui a Tadà, per presentare la sua pizza d'autore, e vi assicuro che è di autorissimo, neanche di autore. E alla sinistra, l'avete visto nella prima parte di Tadà, il nostro Davide D'Alterio, il nostro sommelier, che oggi, a proposito, due è meglio di uno, perché sono due in cucina, ma anche perché ci presenta due vini. Esatto. Il Lambrusco Rosé, di cui parlavamo poc'anzi, e poi un altro Lambrusco? No, una sorpresa. Una sorpresa legata a una leggenda, in connubio con la ricetta che andremo a presentare, grazie invece a Daniele, vero Dani? Esattamente, esattamente. Ho detto giusto? Bene, non mi sono persa. Allora, prima di iniziare... Lista degli ingredienti. Giusto, giusto. Certo, giusto. E allora ve la leggo io. Per l'impasto, carta e penna per i più anziani regime, tablet per i più smartphone addicted. 150 g di farina tipo 1, 50 g di farina integrale, 180 cl di acqua, 1 g di lievito di birra, un pizzico di sale e olio extravergine d'oliva. Invece per la farcitura, 150 g di baccelli sbucciati, 50 g di pecorino dolce, sale, olio e pepe bianco, 6 fette di rigatino, 8 bocconcini di bufala, 30 g di mandorle tostate, 20 g di mostarda ai pomodori verdi. Accidenti, che bontà! Facciamo qualcosa di particolare oggi. Come sei veramente dato. Allora, ho dato la lista degli ingredienti, raccontiamo brevissimamente che cosa andrai a realizzare. Cosa pizza d'autore. Cosa per fare, infatti? Iniziamo subito con l'impasto del nostro cavaliere. Il cavaliere prenderà vita, prenderà forma e poi farà un viaggio per l'Italia alla scoperta di ingredienti e sapori sconosciuti. Il suo compito sarà di unirli insieme e creare qualcosa di magnifico. Iniziamo subito con l'impasto, che dite? Vai, iniziamo con l'impasto. Un impasto tradizionale. Iniziamo con la farina 00. Scherzo, tipo 1. Non dicevo, allora ho sbagliato la lista. No, facciamo subito. 150 grammi, lo potete fare a casa, basta una ciotola e lo potete fare. Poi aggiungiamo della farina integrale, un piccolo trucchetto che vi posso dire oggi, che andrà proprio a dare un bellissimo sapore e un bellissimo profumo, un buonissimo profumo alla pizza. Dopodiché, acqua. È un impasto molto idratato, quindi ci va 180 ml d'acqua. Adesso io vado a occhio, ovviamente, perché non ho bisogno di pesarla, però iniziamo ad impastare a mano. Prima che me ne dimentichi, mentre ti impasti, se non faccio un impastore me ne dimentico. Oggi vorrei fare gli auguri a una persona speciale. Questo. Che è una parte integrante di questa macchina che voi vedete, ma non sapete tutto quello che c'è dietro. Perciò io faccio oggi tanti auguri di compleanno a uno dei miei adorati registi, che è di là nell'acquario, che è Stefano. Tanti auguri, Stefano, e un bacione. Io lavoro con dei registi eccezionali. Grande Stefano. Auguri. Sembra una Barbara D'Urso che ora dice con il cuore, però in realtà è vero. Ce l'hai un che. Voglio bene a... Scherzo. Scusami, ti volevo dire no, scusa. Che la Barbara D'Urso ha un che di me, perché lei è la Romeo di Canale 5 e non viceversa, d'accordo? Ecco, comunque tanti auguri a Stefanuccio nostro, un bacione di là, dopo gli diamo anche un abbraccione. Senza di loro, caro, come senza il mio pubblico, i miei amici e le mie amiche a casa, io non sarei nessuno, non lavorerei nemmeno. Quindi, bene, sono contenta e sono grata e fortunata. Via, ora basta, il momento emozionale e spirituale è finito. Parliamo delle cose pratiche. La pizza. Lievito. Vai, lievito, vai. Basta un grammo. Un grammo. Perché ne facciamo solo una di pizza, quindi. Ragazzi, impastate con forza. Divertitevi a casa a rifarlo, perché veramente fate bella figura una sera a cena a fare qualcosa del genere, poi vedrete. Poi dopodiché, dopo il lievito, continuate ad impastare, adesso velocizzo un attimo, se no non ce la facciamo. Sale, un pizzico di sale. Per chi volesse saperlo, sono 30 grammi ogni chilo di farina. 30 grammi di sale ogni chilo di farina, bene. Mentre tu stai ancora impastando, do la parola per il primo assaggio a Davide. Oh. Vai Davide, facciamo questo assaggio d'aperitivo, vai. Iniziamo a stappare. Ora si ride che sono anche a digiuno, vai. Come? No, no, vai, questo vai. È un vino perfetto per quando sei a digiuno.
Sì? Ma assolutamente, ma scherzi. Te lo dico. No, allora, questo cominciamo con il Lambrusco Rosé di Cantina della Volta. Questo è un vino a cui io tengo molto, il Lambrusco di Sorbara, in questo caso. È un'uva molto particolare, difatti è un'uva che soffre di un difetto che si chiama scinellatura. Avevamo una foto del grappolo che è leggermente particolare perché non tutti gli acini vanno a maturazione, quindi alcuni acini restano verdi. Il tappo è perfetto, vedi? Qui si parlava si sente molto bene il profumo del vino. Quindi quando si va a spremere viene un vino dotato di una luminosità incredibile, di una freschezza bellissima. In questo caso, Cantina della Volta, con Christian Bellei come enologo, lo lavora in metodo classico, quindi come i più grandi champagne, di quella tradizione. Ma perché? Perché hanno trovato nell'acidità del Sorbara la caratteristica principale per spumantizzare. Pensate, questa bottiglia viene inserito il vino fermo, dopo un insieme di lieviti e zuccheri fanno partire la fermentazione a qui dentro, che continua a fermentare per quasi 4 anni, quindi lunghissima. Un vino che si arricchisce di una struttura incredibile. Daniele, se vuoi brindare, vieni, con noi c'è un bicchiere. Vieni, autore della pizza. Ma con grande piacere. Nonché autore della pizza da autore. E allora, come dicono negli States, cheers. Cheers. Alla santé. En français. Salute, voi. Non si dovrebbero battere i bicchieri, non ci siamo guardati negli non occhi. Ci siamo guardati guardare immediatamente negli occhi, non incrociare mai. Evviva! Degustiamoci questo Lambrusco Rosé. Bellissimo, sì. A che me ci piace dici? Tantissimo il colore. Anche a me. Vino. Perché è quasi un oro egiziano. Sì, sì, l'oro rosa. È bellissimo. Oro rosa. Molto prezioso, ne indica la preziosità. Guarda le bollicine come sono fini. Questo è sinonimo di una spumantizzazione eccellente. Bene, quindi noi. Te salti spesso un passaggio, posso fare come subito a bere. Posso fare come fai te? Sì. All'olfatto ti mi sono intortata. Vuole un po' di preparazione. All'olfatto si presenta fruttato con dei tocchi floreali. Ma che, cioè, ma sei assunta? Assunta? Assunta. Frizzante e vivace quanto basta per stimolare il gusto. E ci sta, Hai studiato prima di venire? No, non ho studiato, la supercacciola affitta sommelier. Comunque va bene lo stesso. No, vabbè, allora, bellissimo. Ma senti questi profumi di tipo melograno. Sono i fumi dell'alcol. Sì, i fumi dell'alcol, dell'olio bollente. Senti questi profumi di melograna, bellissimo. Il pompelmo che diventa quasi candito. Perché questo è un vino comunque strutturato, una bollicina molto sì, importante. Sì, è strutturato, a me di odore mi ricorda un po' il Vinsanto. Addirittura, questa sensazione che ti può ricordare, molto interessante, è legata alla vinificazione, cioè ai lieviti che restano in contatto con il vino per un lunghissimo tempo. E quindi sì, ti ricorda quella sensazione che il Vinsanto ha, perché anche di lui quel sapore d'antico, particolare, via. Esatto. E ora passiamo alla parte migliore. L'assaggio. Buono! È incredibile. Ma incredibile! Cheers! Buonissimo, mi piace. Non devo guidare, quindi state calmi. Dopo tada vado in treno, ecco. Un vino perfetto da bere anche in questi momenti, mentre uno cucina un vino bianco, stuzzicante e rosato. Oh, andiamo avanti perché qui mancano 12 minuti. Sì, vai, te vai a prendere l'altra. Bene, prego. Dopo il vino oro egiziano passiamo alla stesura della pizza. Usiamo, senti, della farina di semola. Bene. Per stenderla, perché gli darà quella croccantezza che a noi toscani piace tanto. Bene. Quindi la frittura è napoletana, ma la pizza è toscana. Questa pizza, è una ovviamente commistione di bontà. Sì, esatto. Tradizione. Un piccolo schiaffetto per levare la farina in eccesso, ci siamo. Buchiamo con questo attrezzino che non è per fare i massaggi, come può sembrare, caro D'Alterio, ma serve per fare dei piccoli buchi e non far gonfiare la nostra pizza. Che poi se non ci gonfia nello stomaco è un problema. Vai. Esatto, allora l'andiamo a friggere. Adesso spostatevi perché schizza l'olio. Olio che quando il sarà giro, esausto, ecco, e avrà fatto il suo siamo lavoro, andrà a finire nella nostra casetta di Olli, eh? Vai. Allora ci siamo, ragazzi. Questo è il friggitore, perché dovete sapere che a Napoli, tra l'altro questo impasto l'ha realizzato per me un grande amico, quello che sto usando adesso, non è quello che ho fatto prima ovviamente, certo, che è Angelo De Rosa, un grandissimo pizzaiolo che sta facendo molto bene a Firenze. E lui, io ho voluto chiedere proprio di farmi il suo impasto migliore. Quanto deve riposare l'impasto prima di essere pronto? Un buon impasto con una farina di media forza, ovvero normale, da supermercato, almeno tenetelo un giorno, ragazzi. Ecco. Tenetelo un giorno a
riposare perché sennò vi rimane sullo stomaco. Ecco, quindi attenzione. Sì. La come abbiamo detto, esistono tre figure a Napoli. Esiste il pizzaiolo, quello che fa le pizze, ok? Poi esiste il fornaio, un mestiere a parte il fornaio, che è quello che le cuoce. E poi il friggitore. Il friggitore. Il friggitore che... Che cosa faresti? Io quella che mangia. Io quella che beve. E io quello che cucina. Quindi te fai tutto. Mamma mia. Siccome siamo in Toscana, siamo a Figline, fai tutto. Comunque era meglio fare il sommelier. Vabbè, lasciamo fare. Vabbè, insomma, fra c'è tutte sempre e due. Tempo, Daniele. No, fallo te, sommelier. Davide, la ringrazio. Cosa stai facendo ora? Stai distribuendo l'olio? Sì, adesso... Questa è il... Oh, occhio, ti brusco. L'attentato. Io ve l'ho detto, ragazzi. Io sto dietro da Alterio, mi proteggo. Davide, protegga, per favore. Sì, no, cerchi di non schizzare, neanche me, signor Cecca. Signor Buccecca. Signor Buccecca, preferisco, grazie. Ecco, va bene, Buccecca, ormai. Bene, ragazzi, la pizza è quasi pronta. Ovvero, il nostro cavaliere è quasi pronto. Adesso però inizierà un viaggio. Un viaggio verso l'Italia. Iniziamo subito, mentre la pizza finisce di friggere, iniziamo subito dal primo ingrediente, posso? Sì, perché subito. Vai, che mancano 10 minuti. Te intanto apri questa bottiglia, vai. Questo sì. Intanto inizia a aprire, ma la storia ve la racconto dopo. Ci sei sì. Sul suspense? Sì, sì, sì. Ti piace il suspense? Lo scoprirete solo tadando, anche in cucina. Allora, vai. Allora, partiamo vedo da... Vedo del rigatino lì. Allora, vedi del rigatino. E di dov'è questo rigatino? Il nostro cavaliere va in E, regione italiana, E... Emilia Romagna? Perché c'è solo quella con la ecco. Comunque sì, va in Emilia Romagna. Che fanno? Mi fanno i test di geografia? Mi fanno i test di geografia? Rigatino. Mannaggia loro. Esatto, scusami. Rigatino di mora romagnola, il nostro primo ingrediente. In forno, 180 gradi Abbiamo per rigatino. 3-4 minuti. Abbiamo il rigatino romagnolo. Vero o no? Ma dopo ci facciamo pure una piada. Una piada con rigatino. Beh, poi? Dopodiché prepareremo... una crema di baccelli e pecorino. Baccelli toscani. Questo è un po' toscano. Sì, infatti si dice fave. Sì. D'Alterio, mi conferma? Si dice fave. Facciamo un bel impasto con le fave e non pensiamoci più. Vai. Eccole qua, le mettiamo a sbollentare nell'acqua. Sbollentiamo le fave. E poi utilizzeremo del pecorino sardo. Vai un'altra regione, questa è una ricetta interregionale. Quindi il nostro cavaliere fa un giro per l'Italia, passa da tutte le regioni. Esattamente, infatti l'amarognolo del baccello, della fava, appunto, andrà ad equilibrare il suo sapore con il dolce del pecorino, ragazzi. La croccantezza della pizza fritta e poi ci siamo. Esatto, ma non è finita qua, perché mentre la pizza fritta ho attenzione all'olio. Quando mi fa queste manovre... Vado nella credenza, mi metto sì, qui. Sì, sarebbe meglio. Dopodiché... Tutto bene, Buccecca? Sì. Vai, quando è finito con l'olio ritorno. Quindi, ora sto qui. In un bicchierino. Vado bene? Mettiamo il pecorino. Questa è credenza, faccio la parte del piatto. Poi i baccelli sbollentati, che adesso vi faccio vedere un po'. Ma sai che questo non c'entra? Faccio cos'ha. Tamatadà, facciamo cos'ha. Grandissimo. Tadà, mi piace, tadà, Dovete prendere ogni singolo baccello, questa è una cosa un po' lunga, io ovviamente l'ho già fatta, e lo dovete sbucciare, prendere il cuore del baccello, eccolo qua, il cuore del baccello. Bene, facciamo vedere cosa fai e intanto lui spiega sì, del vino, ecco, se no allora, qui 7 cavaliere... minuti e 20, vai. Qui tempo sfuggit, Cavaliere di Daniele che ha fatto il giro dell'Italia attraverso le regioni, il pecorino sardo, la mandorla di Noto, il baccello toscano, si è fermato... In Veneto, in questo caso con un soave superiore, questo è il Contrada Salvarenza di Gini. Attenta all'olio. Bene. Trae il suo nome da una leggenda. Difatti, Salvarenza, questa piccola zona su una collinetta a Monteforte d'Alpone, vicino Soave a Verona, parla di una donzella che si chiamava Renza, appunto, che attraversava queste lande. Terre molto fredde, difatti questo vigneto lo chiamavano anche le fredde, perfette per la viticoltura ma ostili per la passeggiata. Quindi questa donzella viene attaccata da dei briganti. No! Esatto, dei briganti che vengono spodestati da un cavaliere. Il cavaliere che quindi fa l'atto eroico e diventa leggenda, concludendo il suo viaggio qui in Veneto, a Soave,
salva Renza e se ne innamora. Questo dà il nome al vino, Contrada Salva Renza. È un vino incredibile perché da vigne prefillostra, quindi vigne che non sono mai state attaccate da quel parassita che tra il 1870 e il 1920 distrusse il panorama vitivinicolo europeo. Esatto, però queste vigne... Tipo le piogge del 2017, praticamente. Tipo... Però queste vigne hanno più di 100 anni, radici profondissime, radicate nel terreno vulcanico e calcareo. Un vino unico, quindi, pieno di corpo e di struttura, ma che non trascende la sua freschezza. Freschezza gustativa che è importantissima nel Soave. Si può già vedere il colore d'oro che contraddistingue questo vino. Da cosa si capisce la sua grande qualità? Dalla sua longevità, un vino che potete dimenticare in cantina, sono sicuro che non lo farete perché lo berrete il prima possibile, però un vino che dura anche 20 anni. E questo ho pensato sia l'abbinamento perfetto per la Cavaliere di Daniele per stasera. Mamma mia, che meraviglia, hai sentito un po'? E devo dire che è un grandissimo abbinamento, non mi aspettavo niente di meno da un campione come è il signor Davide, che veramente ne sa tanto di vino e ci stupisce sempre. La pizza fritta aspetta, l'abbiamo che tolta. Dobbiamo mettere l'olio esausto lì. Tra un po'. Infatti. Perché ogni cosa in cucina ha il suo posto. L'olio esausto dove va? Va in quel contenitore lì. L'avete riconosciuto? È la mitica Olly, ovvero il mitico Olly, anzi il sistema di recupero dell'olio esausto. Adesso lo mettiamo qui, e dopo averlo messo qui, l'olio esausto, che cosa succede? Andremo nella casetta di Olly con la nostra tesserina e lo metteremo tutto quanto nella, ecco, piano piano, perché è caldo, basta, poi facciamo solo vedere come si fa e lo mettiamo a posto. Andava messo a freddo, però non importa. Ci siamo ustionati oggi, praticamente. Ci siamo ustionati, tutti al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Fegline, no scherzo, appunto. Adesso... Fai paura. No, che cosa c'è? Che si fa il remake di Tagliamo Edward. La pizza. Edward. Fa paura lui a me. Prima mi voleva allora uccidere con l'olio. Ora taglia la pizza. Tagliamo la nostra pizza. Oh, 4 minuti, Mamma mia. Bisogna assaggiare il vino, riempirlo, vai veloce. Allora, facciamo dei piccoli. La pizza, noi ci assaggiamo il vino. No, lui la taglia la pizza. Te dopo. Daniele, ora sei te dopo, prima lavora. E 1, 2, 3. Guardiamoci e via. Cheers. Il vino leggendario. L'uva è Garganega in purezza. Senti odore particolare, completamente diverso. Ho saltato io i passaggi stavolta perché è troppo buono questo vino. Mamma mia, com'è buono questo. È larghissimo, vero? È buonissimo. Ma ragazzi, pazzesco, Una struttura olfattiva. Sai che è un vino che non avevo mai assaggiato prima d'ora, è proprio particolare. Sono molto contento di avertelo fatto assaggiare. Io penso che questo sia rappresentativo del Soave. Voglio vedere come arrivo a casa stasera io, no, con tutti questi vini. Di sicuro felice. Di sicuro felice. Vabbè. Guarda che bel colore, è d'oro, è veramente questo d'oro. Manca il platino, ora mi devi portare il vino color platino e li abbiamo fatti tutti. Hanno fatto il vino blu, ma ancora il vino color platino non l'hanno fatto. Buttiamogli un'idea a qualche casa vinicola. Eccoci, passiamo alla farcitura, 3 minuti! E allora ragazzi, subito crema di baccelli e pecorino, dai, andiamo subito. Innanzitutto... Assaggi anche te, sai, D'Alterio. Certo, devo vedere l'abbinamento se funziona. D'Alterio, le posso chiedere una cortesia, gentilmente? Mi dica pure. Mi gira cortesemente il mio vassoio girevole? Ma sia mai, ma lo posso fare anch'io? Grazie. Ma sia mai che la facciamo lavorare. Ma non devo proprio far nulla, perché finora ho scherzato, Finora ho scherzato. Con estrema accuratezza andiamo a mettere, a decorare con questa crema di baccelli e pecorino la nostra pizza bella croccantina fritta. In 2 minuti Daniele ci farà assaggiare la sua C'è pizza. Bisogno di un power up per andare più veloce, benissimo. E ci siamo. Perché la pizza gourmet, oltre che essere buonissima, deve avere anche una bella presentazione. Certo, ma tutte. Secondo me ogni piatto, anche dal più semplice, deve avere la sua adeguata preparazione. Qui che cosa abbiamo? Allora, le rigatine. Come abbiamo detto, il nostro rigatino di Mora Romagnola lo andiamo a prendere. Andato dappertutto questo. Vai. Il cavaliere ha fatto ora il giro di Italia con il rigatino. Bello, un sapore ragazzi buonissimo proprio. Ora ti si dice, non cominciamo, ora bisogna assaggiare. Però senti il profumo. Mi dispiace, senti che profumo tanto. Il profumo lo potete sentire già. Che profumello. Ma non sei bravino te, No, ci provo. Allora? Dopodiché, dove andiamo? In Labria.
Campania. Campania. Allora, pensavo l'induia, no? C'è la mozzarellina? Sì, un bel bocconcino di bufala. Oh, manca un minuto, eh? Oh, ragazzi, due minuti, vai. Ti poi aiutiamo, basta. Daniele, ah, no? Fai te. Adesso ci va un contrasto dolciastro, quasi speziato, piccante. Devo dire, ma il ecco cavaliere aveva fame parecchia, mi sembra. Sì, il nostro cavaliere è andato a pescare da tutti. È andato in Lombardia, dove c'è la mostarda mantovana di pomodori verdi. Sì, è giù, è andato dappertutto. Sì, perché questo darà un sapore un dolciastro, ma anche un po' piccante. Secondo me aveva i buoni benzina. Davvero. No, aveva i buoni carburanti. Penso ci andava a cavallo. 30 secondi, è finita? Yeah. Ok. Vai. È finita? Ok, adesso, D'Alterio, la ringrazio. Vai, scaglie di mandorle siciliane. E poi abbiamo finito, poi basta. E poi ci sarebbe un'ultima cosa da fare. Due, no, vai. Se me lo concedi. Dai, 20 secondi. Ce la possiamo fare. Il cavaliere farà di tutto. Il suo viaggio. Assaggio io, bevo io. Tanto possiamo assaggiare, te lo dico io se è giusto. Allora. Te lo dico io, va. Il morso finale lo potete dare, ma il cavaliere fa tutto questo per arrivare a una cosa. Per arrivare alla principessa. Alla principessa. Lo so, sai. Era lì che ti volevo, ma siccome la principessa sono io, non posso neanche troppo piegare perché sennò mi casca la corona. Assaggerò. Tocchettino così. Bene, e quindi vado? Oh, 7 secondi. Guarda. Vai a assaggiare! No! Via, 1, 2, 3. Si muore, 1, 2, 3. Com'è? Vediamolo. Ci potete oscurare, grazie. Ci potete proprio oscurare. Arrivederci. Alla salute di tutti, Regno al TG, noi con Totà ci vediamo domani. Mamma mia, buona, bravo! Grazie. Bravo, Daniele Buccecca. Grazie.